Ben trovati da Giovanni Pimpinelli, siete sintonizzati su CS Soccer Vigora qua pendente, una gara che potrebbe dare dei motivi d'orgoglio ma anche di classifica per la CS Soccer, che può cercare di vincere per poter sopravanzare il Monte Mario al terzo ultimo posto. D'altra parte la Vigor ai minimi termini, viste le tantissime assenze per la squadra di De Paulis. Andiamo subito con le formazioni, partiamo con la Vigor qua pendente che gioca in completamente nero, scusate ovviamente il gioco di parole, numero 1 Nencione, numero 2 Rossi, numero 3 Chiavarino, numero 4 De Paulis, numero 5 Gimelli, numero 6 Broccatelli Simone, numero 7 Bedini, numero 8 Pesci, numero 9 Capangu, numero 10 D'Aprile, numero 11 Marco Broccatelli, in panchina c'è Davide De Paulis. Passiamo invece alla CS Soccer che risponde in completo bianco, portato di rosso e di blu, il numero 1 del Duchetto, numero 2 Novello, numero 3 Di Gennaro, numero 4 Barzellotti, numero 5 Della Camera, numero 6 Giballo, numero 7 De Carli, numero 8 Ndao, numero 19 Siani, numero 10 Peveri, numero 11 Saraceno, il tecnico Riccardo Sperduti. CS Soccer che attaccherà dalla destra verso la sinistra, mentre intanto vediamo per la Vigor Comendente i due giocatori più attesi per questa partita, visto che siamo a Cittadecca, ci sono gli ex del CIEC, sicuramente entrambi, ma anche della compagnia portuale per quanto riguarda Roberto Gimelli. L'altro invece è Maurizio Nencione, che sono solamente baluardi della squadra acquesiana. L'arbitro, che nel frattempo sta contando i giocatori per dare il segnale d'apertura di questa partita, è Davide Nuccetelli della sezione di Roma 2, che aveva già diretto la CS Soccer nella sfida vinta 1-0 contro il Ronciglione grazie a un gol realizzato da Riccardo Peveri. Si attenta ancora un attimo, siamo con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario originale del fischio d'inizio. Questa partita di guardalinea invece sono Marco Martino della sezione di Ostia Lido e l'altro invece Manuel Martini, sempre della sezione di Ostia Lido. Tutto pronto con De Paulis sul punto di battuta per dare il fischio d'inizio di questo match. Una Vigor pendente, diciamo, con tantissime assenze per le mancanze dei vari Zarre, Colonnelli, Fanelli, Filoni tra gli altri, e poi Bellacima e Scatena invece è disponibile, era influenzato, ha recuperato solamente per la panchina. Da qui sarà una partita molto particolare, una formazione totalmente diversa rispetto a quella che ho avuto modo di vedere due settimane fa per la gara persa nettamente dalla Vigor 3-0 allo Scopone di Dolfa, una gara che come ho vista sicuramente ha fatto vedere una Vigor lontana per situazioni tecniche da quella che può essere una formazione che può lottare per i piani alti della classifica, anche per la zona playoff. Un Tolfa che sinceramente, lo diciamo ovviamente senza nessuna credine, per chi tifa Vigor acqua pendente, che ha totalmente messo sotto i diretti avversari, ovviamente per il rispetto e la fiducia a una squadra come quella della Vigor, che ha collezionato 42 punti in questo campionato, a meno 2 dal terzo posto, quindi ci aspettiamo sicuramente qualcosa di più in quella partita. Però oggi ovviamente c'è assolutamente il possibile riscatto per la Vigor, che intanto sta attaccando dalla sinistra, c'è un fallo laterale, è pronto Chiaverino con le mani, mette in gioco per Cabangu, deviazione, quindi primo corner di questa partita che è in favore per la Vigor, azione che è stata sviluppata con questa palla andata a terra, raccolta da François Cabangu, l'attaccante, il centravanti giallo-blu. Però vediamo, nel frattempo in tanti vanno a riversarsi, la rigore, c'è anche Gimelli che va sul primo palo, palla proprio per lui, deviazione proprio di Cabangu, poi arriva anche Pesci, poi il tiro del Duchetto, ce l'ha avuto lì, il gol del vantaggio D'Aprile, firma il gol del vantaggio della Vigor acqua pendente sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, batte di batte, prima parata del Duchetto e dopo 100 secondi è andata già in vantaggio la squadra ospite quest'oggi qui a Viale Guido Baccelli, quindi rete dell'1-0. Un po' sconsolato mister Sperduti, dice di aver visto errori che ha già notato in altre partite, ha visto una squadra totalmente ferma su questo calcio d'angolo, qui si è sbloccata già la situazione di questa partita e subito ci ha dato merito la Vigor Comendente del suo tenore, del suo valore tecnico, subito con questo gol, prima interversato in attacco da sinistra, Cabaco ha conquistato l'angolo, poi è stato battuto dalla sinistra, poi in mezzo batti di batti, c'è stato un tiro, se non sbaglio, dello stesso D'Aprile addirittura in precedenza, perché ha richiesto l'intervento energico
di Stefano Duchetto. Poi sulla seconda palla niente da fare per l'estrema dimensione della CS Soccer, quindi il punteggio si è sbloccato, siamo 1-0 per gli ospiti in questo momento, aperte le danze ma aperte anche le segnature, quindi la partita che si mette immediatamente in salita per l'11 di Riccardo Sperduti, che adesso sta cercando di dare la carica ai propri ragazzi che sono stati sicuramente disattenti, non hanno fatto i momenti giusti nel tentativo di tamponare sull'attacco della squadra avversaria. C'è stata questa palla calibrata sul primo palo che Gimelli per poco non ha sfiorato l'impatto con il pallone, poi conclusione da posizione centrale, De Duchetto l'ha respinto, però successivamente, come detto, la difesa non è riuscita a capire cosa doveva fare per evitare la seconda conclusione consecutiva, e quindi è arrivato il gol che ha permesso alla Vigor Acqua Pendente di portarsi immediatamente in vantaggio. Si tratta del primo gol in questo campionato per D'Aprile, che è arrivato in corso d'opera in questo campionato, è stato tanto spazio in queste ultime settimane, viene spesso schierato da parte di mister Davide De Paulis. Fallo laterale, la Vigor sta giocando sulle ali dell'entusiasmo, CS Soccer assolutamente abbottonato in questo momento, sta cercando di intuire quali sono le scelte migliori da fare per poter contrastare una squadra sicuramente di maggiore levatura tecnica, però come detto che deve vogliare i suoi meccanismi in questo match, viste le assenze, come dicevamo, di Zar, di Bellacima e Colonnelli, che tanto sono già indisponibili per la gara di domenica scorsa. Da aprire proprio l'area di rigore, prova un genere della camera a recuperare il pallone, non ci riesce, Pesci va quasi sul fondo, Rossi in mezzo in direzione della camera, e nuovo corner per la squadra di David De Paulis, che sta quindi per vedere con gli occhi di Alessandra Sacco. Diciamo, Zarra si è infortunato, anche dato un messaggio di speranza e di sostegno ai propri compagni di squadra, per questo momento qui non giocherà lui, che uno dei bomber di questo campionato, 13 gol fatti fino a questo momento, è quarto nella classifica marcatore. La battuta all'angolo ancora per Gimelli, questa volta Papandao, schierato titolare il franco senegalese, arriva Pesci per recuperare il pallone dietro per il capitano, che è Simone Procatelli, svaria sulla destra, Di Gennaro lascia sfilare il pallone, poi lo recupera ancora Joker dietro per Eugenio della Camera, che gioca sul centro sinistra. Gibaldo sta giocando come difensore centrale, non come terzino sinistro, ruolo che l'ha visto impegnata nelle ultime due partite a causa dell'assenza di Luca Di Gennaro. Gimelli alleggerisce la pressione, Nencione costretto al rinvio, va raso terra non benissimo qui Maurizio Nencione, Papandao che va via in avversario, poi Gimelli che lo ferma. Gimelli prova a partire, alza la testa, Gimelli cerca di farci vedere le qualità che mostrava ai tempi della Civitavecchia, ai tempi di Staffa, di Gianluigi Staffa, attaccata a destra a Bedini, Di Gennaro lo ferma, arriva anche Marco Procatelli, i due Procatelli in campo quest'oggi, diciamo una Vigor che come detto ha tante assenze, solamente 16 giocatori convocati, tutti under in panchina, per cui c'è da vedere quale sarà la tenuta alla lunga distanza, visto che sono in campo anche ragazzi che non hanno probabilmente 90 minuti delle gambe, poi ovviamente in settimana mister De Paulis ha fatto di tutto per poter far migliorare la loro forma. Zerri infortunato, Colonnelli infortunato, che lui è proprio il perno del centrocampo della Vigor, storico capitano, storico elemento, che è stato anche allenatore della Vigor per un periodo. Noi poi abbiamo anche il direttore sportivo Marco La Camera a seguire il match, solitario almeno per il momento, dalla zona attigua agli spogliatoi. Gibaldo alza la palla, ha detto lui che è stato impiegato come terzino sinistro, poi ho avuto anche modo di chiedere a Riccardo Sperduti il motivo di questa scelta, è stato lui che si è proposto in realtà durante la gara di due domeniche fa, quindi c'è stato l'impegno da parte sua che ha detto che voleva sacrificarsi, è stato quindi accordato, poi l'ha fatto anche bene Tommaso Gibaldo, fermando gli avversari anche domenica scorsa nella gara che è stata persa per 4-2 sul campo del Grifone Giallo-Verde, nonostante i gol di Dalogu e di De Carli, con mister Sperduti che è stato un po' diciamo così arrabbiato per la sconfitta, non per particolari situazioni, per una prestazione negativa, ma per il contrario, perché ha visto un atteggiamento convincente da parte dei suoi, proprio per questo ci è rimasto male, insomma è giusto che si dica così, per la sconfitta, insomma ne ha ben donde il tecnico che è stato per tre volte sulla panchina del Tolfa. Persa la palla, c'è D'Aprile che rinviene dietro, a sinistra
per Alessandro Chiaverino, che ha giocato anche con la Montecimini nella scorsa stagione, recupera Riccardo Pepe, prova a dare un apporto di qualità al centrocampo della CSL Soccer. Gibaldo vuole la palla, arriva per lui, attacca quella delle maglie bianche, sale Di Gennaro, sale a destra anche Novello, che è stato recuperato dopo l'affaticamento muscolare che l'ha tenuto impegnato durante la settimana, ce l'ha fatta, quindi lui in campo e non Calavani. Sbroglia Rossi, la lancia lontano per Riccardo Peveri, si allarga, deviazione credo di Bedini, e quindi fallo laterale per il team Civitavecchiese, con Di Gennaro che si porta sul punto di battuta per poter effettuare la nuova rimessa in gioco. Papandao per tutto regolare, vediamo se regolare, credevano un'inversione di battuta e fallo laterale, protesta Di Gennaro, l'arbitro redarguisce. Quindi si riprende con Emanuele Siani, indietreggia Posidone per Mister Fantasy Papandao, perde il pallone Andrea De Carli, l'ex della Viterbese, poi c'è ancora Luca Di Gennaro, va quasi in appena under, poi a sinistra Saraceno, gestisce, passaggio orizzontale per Gianluca Barzellotti, Saraceno mette in mezzo, una buonissima idea per Emanuele Siani, Siani, a sinistra per Di Gennaro, la mette in mezzo, era un tiro in realtà, l'ha mandata larga. Luca Di Gennaro, forse un cross, perché sta guardando De Carli, come se non avesse cercato di correre verso la palla, forse era in realtà un cross quello di Luca Di Gennaro, in realtà poi è diventata una specie di tiro che si è andato a fermare la sua corsa in fallo laterale, che ho visto fare il gesto con la mano come a dire perché non sei andato nello spazio, e quindi registriamo questa prima avanzata della CSL Soccer quando siamo giunti al decimo minuto del primo tempo. Ancora vediamo il punteggio che vede favorita la Vigo Acqua Pendente, siamo 1-0 grazie al gol di D'Aprile che è stato realizzato al secondo minuto di questo primo tempo. Nencione quasi dall'area piccola, di testa a Barzellotti, può andarci Saraceno, controlla il terzino Rossi, fallo laterale per quanto riguarda le maglie nere, sta oggi la seconda maglia per la Vigo Acqua Pendente. Bedini, fallo di Barzellotti, però si è fatto male Barzellotti, colpito credo una zona molto indicativa del corpo, no, forse più sull'inguine che proprio là. Si va con la punizione, De Paolis salta al centrocampo, cerca Kabangu, François Kabangu, attenzione a spazio, all'ultimo fortunatamente per la CSL Soccer parte il controllo del pallone il giocatore che è di Kinshasa, è nato a Kinshasa, è un congolese, quindi arriva dal Congo. Papandao a cercare De Carli, controlla Gimelli, eccolo l'ex, è stato anche per un periodo capitano del CIEC Roberto Gimelli, e ricordavamo quando il CIEC giocava la difesa a 3 era lui che spesso si gettava in avanti, andava a svariare sulla fascia destra portando il pallone quasi come faceva Lucio ai tempi dell'Inter. Adesso però c'è la punizione per l'11 diretto da Davide De Paolis, che è arrivato a stagione iniziata il 17 settembre sulla macchina della Vigo Acqua Pendente al posto del dimissionario Stefano Broccatelli. De Paolis che ha diretto Piano Scarano, Valentano all'area, tra l'altro la scorsa annata ha vinto il campionato di prima categoria proprio con il Latera, poi un'esperienza finita non bene, però vediamo difficoltà per Simone Broccatelli. Rossi, c'è il pallone alzato da parte di De Paolis, a destra il cross di Marco Broccatelli, di testa ci va Novello, poi Kabangu sulla tre quarti da centro a sinistra, ancora Kabangu, si allunga il pallone nuovamente per Marco Broccatelli, a destra la verde Bedini, Di Gennaro passa davanti e ruba la sfera, Di Gennaro va tutto lui, conserva il pallone, va da Francesco Novello che spinge dal fronte di destra, serve Papandao, va Di Gennaro che si ferma, perde il pallone Peveri perché la palla non è stata servita in maniera abile per poter, occhio per la Saraceno da questa parte, se lui avrà il pallone ed è costretto alla chiusura difensiva il centrale Simone Broccatelli, quest'oggi schierato lui ovviamente non Bellacima che ha avuto la rottura della rotula, qui domani avrà degli esami e vedremo se potrà continuare la stagione oppure se l'avrà chiusa anticipatamente a causa di questo brutto infortunio. Si ferma il gioco, c'è fallo laterale, quindi possiamo ancora dire delle esperienze di De Paolis, pensate, diciamo l'anno scorso ha vinto il campionato di prima categoria con il Latera, poi sorprendentemente la squadra non si è iscritta al campionato di promozione,
lui già stava preparando il roster della squadra, pensate, è andato in viaggio di nozze negli Stati Uniti e da lì ogni tanto, sfruttando il fuso orario, mandava messaggi o telefonava ai giocatori che voleva proprio portare al suo latera ed ha scoperto proprio in maniera particolare che il latera in realtà non aveva i fondi per poter prendere parte al campionato di promozione. Quindi per lui è anche un'occasione di riscatto per cercare di rifarsi quanto non ha potuto fare all'Atera, sta cercando di farlo adesso con la Vivo Capo Pendente e ci sta sommariamente riuscendo almeno fino a questo momento, anche se la Vivo Capo Pendente era una squadra costruita forse per poter anche vincere questo campionato, lo diciamo perché è un campionato particolare quello a cui stiamo assistendo, non ci sono squadre che stanno assolutamente facendo le battistrada, Cervedere e anche Fiumicino sono calate in quest'ultimo periodo, Fiumicino tanto dove c'è anche il nuovo acquisto Junior Kelly, però non vedremo qui a Civecchia perché già il Fiumicino ha giocato sia qui con la CS Soccer che con il Santa Marinella. Gimelli era un po' dalla retroguardia difensiva, dicevamo è un campionato particolare, l'anno scorso c'erano quattro squadre, c'era la Conneto d'Aquinia, c'era la Compagnia Portuale, c'era la Monticimini, la Ranova, la stessa Vigor, che hanno fatto un campionato davvero per squadre che hanno lanciato la staffetta in avanti. E quindi si sono battagliate fino all'ultima, alla fine però i ripescaggi hanno consentito a quattro di queste cinque squadre, l'unica che è rimasta fuori è stata proprio la Vigor Capo Pendente, di andare in eccellenza grazie anche al fatto che la Compagnia Portuale ha vinto la Coppa Italia di promozione, quindi ha avuto accesso diretto, più o meno diretto, ovviamente c'è bisogno sempre del ripescaggio che però praticamente arriva al 100%, possiamo dire tranquillamente. Un po' l'attacco alla CSL con De Grandi che si è portata a sinistra, Di Gennaro quasi sul fondo, direzione di Rossi e la palla che ha terminato fuori è stata di Marco Brucatelli, quindi fa laterale per le maglie bianche con De Grandi che si avvicina, la palla però non è per lui, Saraceno cerca di crossare verso la rigore però non c'è nessuno nell'area di rigore, non capiamo questo motivo del cross giocato a memoria di Ivan Saraceno a destra per Novello, si allunga troppo il pallone però alla fine riesce, così ha idea premiata quella di Francesco Novello, è riuscito a tenerla in campo proprio per questioni di centimetri. Novello cerca un compagno però trova in realtà Pesci, lotta a destra il cross da parte di De Carli, direzione della difesa con il tocco di De Paolis, poi al volo Peveri cerca ancora Siani, immediatamente l'idea per quanto riguarda Andrea De Carli, la palla che passa, transita dalle parti del terzino sinistro Chiavarino e quindi ci sarà rimessa dal fondo per la Vigor Capo Pendente, vediamo pubblico che sta seguendo in maniera attenta la partita, in tanti abbraccia concerti questa giornata che non è particolarmente fredda, si può seguire tranquillamente l'andamento delle match in questo inverno decisamente particolare a quanto hanno detto gli esperti, il più tranquillo, il più caldo degli ultimi 30 anni, Saraceno con le sue finte prova a mandare fuori fase agli avversari, poi arriva Bedini, recupera il pallone, lancia De Paolis verso Cabangu che tiene lì la palla, fa da vertice alto, poi passaggio d'esterno molto bello per Bedini a destra, Alessio Bedini, punta della camera, il tiro di Bedini, palla che rimbalza due volte in diagonale che termina fuori le applausi da parte della panchina della Vigor Capo Pendente quando siamo giunti al 17esimo minuto, sono sempre 1-0, dici del gol di D'Aprile arrivato dopo 100 secondi della partenza dell'incontro. E Duchetto nel frattempo vediamo c'è qualche problema per Novello, forse un problema di scarpe evidentemente sistemate da parte del terzino classe 2002, Peveri per della camera prova portare il pallone, come dice anche Luca Di Gennaro, forse l'abbiamo anche sentito all'audio ambiente. Di prima Siani, non benissimo. Poi Rossi manda il fallo laterale. Torna dietro, quest'oggi schierata con il 4-3-3 la CS Soccer con Siani centrale nella fase d'attacco, a sinistra Saraceno, a destra De Carli, Barzellotti, Gianluca! Barzellotti! Che diavolo di gol si è inventato, mi sa che l'ha presa tutta ad esterno, la palla alzata in maniera incredibile, ha trovato il gol del pareggio la CS Soccer al minuto 17 del primo tempo, una giocata personale pazzesca che fa parte però del repertorio di Gianluca Barzellotti, che sappiamo essere un ragazzo che ha il tiro da fuori tra le sue maggiori qualità, però non ci aspettavamo un tiro al volo in questa maniera, un grande gol di Gianluca Barzellotti da vedere e rivedere.
cambia nuovamente il risultato qui al Flavio Gagliardini nella maniera forse più inattesa. Arriva la segnatura dei padroni di casa. Gianluca Barzellotti firma un altro gol dopo quello decisivo di Gallese, il terzo gol in campionato per quanto riguarda Bart. Quindi pazzesca questa situazione, praticamente la primavera imperversata verso la porta difesa da Nencione. È arrivato il gol, niente da fare anche per un portiere di grandissima esperienza, di grandissimo valore come Maurizio Nencione. Papandao, partita che può cambiare il suo valore, il suo tenore, anche la sua inerzia, come direbbero quelli bravi, sperduti. Stoppa con il collo, poi vada Di Gennaro, dice guarda, guarda Peveri, guarda cosa succede in mezzo al campo. Non allontana, si tratta di De Paolis che subisce il fallo di Siani. Proteste da parte delle maglie bianche, poi Siani va a spiegare quello che è la sua versione al direttore di gara, ovvero Davide Nucciatelli, che ha arbitrato in questo campionato anche la vittoria del Fiumicino Crotone su Gallese. Cabangu, Cabangu, troppo lunga, forse non ci ha nemmeno pensato, perché poteva cercare di toccarla quantomeno, di fare qualcosina, probabilmente non si è fidato, forse non si è accorto, o se ne è accorto tardi, sicuramente quello per quanto è accaduto. Riguardo François Cabangu, giocatore classe 94, che ha giocato anche in Serie D con le maglie di Cavese, Triestina e Noto, collezionato 28 presenze e 5 gol in Serie D. François Cabangu è cresciuto nelle giovanili di Fiorentina e Empoli, occupato di questa esperienza in Toscana, 3 anni in viola e 6 mesi con gli azzurri, poi avuto anche un trascorso addirittura nella Serie A argentina con le Estudiantes. Vediamo la palla lanciata in avanti, proprio Cabangu che la recupera, attiva anche il compagno di squadra, si tratta di Marco Purcatelli, che però l'ha aperta nonostante il tocco con la fronte di Gennaro. Troppo lunga forse? No, in realtà la tiene in campo, però si para davanti a lui Simone Purcatelli, che devia, che non devia in realtà, però fa da schermo il proprio corpo su Luca Di Gennaro, la palla che quindi riesce a rotolare e a terminare fuori dal perimetro di gioco. Andiamo, vedete, difesa a 4, 9 alla destra, Di Gennaro a sinistra, centrali Gibaldo e Della Camera, Peveri come mediano, mezzo alla destra Papandao, mezzo alla sinistra Barzellotti, in attacco come detto Siani, centravanti, a sinistra gioca Saraceno e De Carli a destra, proprio vista alcune volte De Carli cercare di venire sulla parte sinistra e lasciare spazio forse a Papandao per le percussioni. Quindi va a cercare di mettersi quasi sul centro-sinistra, quasi la seconda punta, con Saraceno, in quelle circostanze magari si allarga, va a fare proprio il giocatore di fascia. Di Gennaro, fallo laterale per Joker, trova Tommaso Gibaldo, eccolo, Braccobaldo, torna dietro Papandao, anche Peveri a supporto per ricevere un passaggio che però non c'è perché c'è la copertura di D'Aprile. Autore del gol iniziale di questa partita, avanza Gibaldo per Riccardo Peveri, vediamo il pittore se si inventa qualcosa, c'è il lancio verso l'area di rigore, anzi no, per Di Gennaro, Di Gennaro entra lui in rigore, la tiene, va a terra, non c'è nulla, guarda l'arbitro, però mi è sembrato un intervento non da rigore, quello ai danni di Luca Di Gennaro, prova a ripartire, Cabangu a sinistra, eccolo, vediamo se punta Novello per il mismatch tecnico da parte sua, mette in mezzo indicazioni di Barzellotti da parte di mister Riccardo Sperduti. C'è il tentativo di De Paolis, va a destra per Pedini, davanti a lui Barzellotti in copertura con l'esperienza, proprio il giocatore che ha realizzato il gol del pareggio è riuscito ad evitare la percussione sulla destra proprio di Alessio Bedini. Ricordiamo che l'andata c'è stato proprio il gol di Bedini che è stato decisivo per il 2-1 con cui l'avevo a pendente, ha battuto la CSL Soccer con le reti proprio di provinciali Bedini e Gaeta. Provinciali Gaeta hanno lasciato le rispettive squadre nel mercato di dicembre, Gaeta sta lottando per la lotta salvezza e prima categoria con il San Lorenzo Nuovo assieme a Tiziano Campari, ex capitan della CSL Soccer. Tommaso Gibaldo va orizzontalmente per Eugenio della Camera, il generale che organizza l'azione, poi riprende nuovamente il pallone dopo il passaggio di Gianluca Barzellotti, vanno a pressare spesso, si alternano, Cabangu a sinistra, adesso invece ci va D'Aprile, poi era toccato anche a Marco Porcatelli, palla aerea per Di Gennaro, però
il movimento, diciamo così, giusto e diciamo così, tempestivo di Marco Rossi ha affermato le velleità di Marco di Luca Di Genova, ovviamente, di poter andare sul settore di sinistra. Si va, fallo di mano, è netto, visto fallo di mano di D'Aprile, Rossi classe 92, già stato allenato da Mister De Santis, nella sua esperienza con il Latera, anche con il Valentano, pensate, questo è stato testato la scorsa settimana, lui nella vita è un militare, e un giocatore che, nonostante questo impegno davvero molto che gli richiede molto tempo, ha cercato sempre di giocare a calcio anche spostandosi di molti chilometri, e poi ha anche ricevuto attestati di stima dai vari allenatori, perché è un giocatore che gioca esclusivamente per la passione che ha per questo sport. Barzellotti, Siani, il Poseidone ce l'ha sul sinistro, vediamo se tenta qualcosa, triangolo che riesce con Saraceno, finalmente segna a destra per Gianluca Barzellotti, vediamo se tenta la fusione, invece la casa verso la di rigore di testa Rossi, poi nuovamente Marco Procatelli, supera Pevedi, ancora Marco Procatelli, direzione di Barzellotti sulla sinistra per Cabangu, anticipa tutto Novello di testa, arriva il colpo al volo di Chiavarino, poi arriva anche Della Camera che spazza a destra per Emanuele Siani con la, forse la maglia termica addirittura sotto quella principale di color rosso per Emanuele Siani, Eugenio Della Camera, Riccardo Peveri sul centro sinistra, coinvolge Saraceno che si è portato un pochino più indietro, scontro con l'avversario che è De Paulis, poi le Carli, a sinistra non c'è nessuno, Di Genova è rimasto dietro, vediamo, c'è qualcosa che viene segnalato da parte del guardalinee Martino verso Mister Sperduti, che evidentemente è uscito dall'area tecnica nella situazione precedente, quindi peccato per questa occasione che potrebbe esserci per la CSL Soccer. Bedini spizza, c'è D'Aprile, poi Peveri, rimane a terra D'Aprile, si alza però dopo lo scontro di gioco che c'è stato, nulla di cattivo in questa circostanza. Abbiamo già passato la metà del primo tempo, siamo giunti al 25esimo. Di Gennaro cercato molto questi lanci lunghi, va in velocità, va in avanzamento, in progressione Luca Di Gennaro, ci sono diverse volte che questo accade, l'abbiamo quindi visto anche con gli occhi di Alessandra Sacco mentre nel frattempo va a spiegare qualcosa proprio all'ex compagnia portuale verso il tecnico che ha diretto anche l'Anguillara nelle sue esperienze in panchina. Nencione, ecco l'ex, anche lui è stato capitano del CIEC, sono stati in tanti capitani del CIEC con tutti i movimenti di mercato che c'è per, che ci sono stati per la squadra nerazzurra ogni sessione. Nencione, una lunga carriera la sua, anche giocato per il Santa Marinella, Maurizio Nencione classe 91, che ha vinto anche il campionato con la Montecimini di promozione 3 anni fa, ma l'anno scorso momento è arrivata anche il ripescaggio per il team Orronero, e c'è la propria Nencione tra i pali, l'avevamo anche visto in occasione della gara da CSL Soccer Montecimini, anche quello ovviamente con la compagnia portuale. C'è Ivan Saraceno dietro per Luca Di Gennaro, quindi Barzellotti ha un pochino di spazio, va Mandao, Barzellotti avanza, a destra arriva anche la corsa di Novello, dietro per Riccardo Pevedi che coinvolge anche i due difensori che vanno a cercare di finalizzare questa direzione. Vogliono far correre a vuoto qualcuno della Vigora Covendente, non ci riescono perché decide di riportarsi di qualche metro dietro D'Aprile. C'è il passaggio per Gianluca Barzellotti. Fase un pochino di stanca della partita, attacca a piano organico la CSL Soccer, diversione da parte di De Paulis, poi nuovamente c'è Tommaso Gibaldo da terra, Chiavarino riuscito a intervenire, 1 contro 2, attenzione a Della Camera, manata, fallo di Della Camera, si è leggermente lasciato andare il giocatore della Vigora Covendente, si trattava di D'Aprile, che se forse è stato giusto però concedere il fallo per gli acquesiani che arrivano dalla provincia di Viterbo, però vediamo che l'Acqua Mendente si trova vicino sia al confine con la Toscana che al confine con l'Umbria. C'è De Paulis, pronto il mediano per far ripartire la partita con Marco, con Simone Porcatelli ovviamente nuovamente per quanto riguarda De Paulis, smistano i due giocatori over del Viro Acqua Mendente, vai il passaggio che non arriva perfettamente all'area di rigore, può Di Gennaro sbrogliare questa situazione, e Siani lascia andare, deve lasciare andare
la sfera gialla, poi a destra c'è Marco Procadelli per Bedini. Ha fintato, però la palla è rimasta lì, non era andata in avanti. Non ha superato Di Gennaro, che ha potuto facilmente coprire in questa situazione. Siamo giunti al 28esimo, ancora il punteggio di 1-1, quello del match del Flavio Gagliardini. Vediamo anche l'arrivo qua pendente, arriva la vittoria casalinga per 2-0 sul campo del in casa, mettiamo il Pesce Romana, con i gol proprio di Cabangu e poi la Torete che è arrivata, quindi 42 punti arrivati fino adesso per la Vigorca perdente, a meno 2 dal Tolfa che si trova terzo e anche a meno 5 dal Cervete di seconda, a meno 6 dal Fiumicino che sta comandando il campionato. Miglior difesa del campionato della Vigorca perdente con solamente 19 gol subiti. C'è il tiro forse da parte di De Paulis, palla che è andata da sotterra, sfidata largo. Secondo me c'è stato un disturbo da parte di un centrocampista della Cesta Soc che non ha permesso quindi a De Paulis di poter ritirare nella maniera ideale verso la parte di Del Duchetto, in trasferta un pochino Dottor Jekyll e Mr. Hyde della Vigorca perdente, che ha vinto 3-0 a Fiumicino, 4-0 a Montalto, 6-2 a Bomarzo, però ha anche perso 3-0 a Tolfa, quindi a testimoniare la situazione diversa tra varie partite che gioca la Vigorca perdente in trasferta. Diciamo proprio di Mr. De Paulis, la sua esperienza che sta andando abbastanza bene, perché ricordiamo che però vediamo c'è Di Gennaro la rigore, mandare verso la porta di Gennaro, va a tirare Lencione, occasione va in tiro di Siani, all'ultimo salvato da Chiavarino, Papandao, palla che termina fuori con essa errando occasione per la Cesta Soccer, quindi andiamo a registrare questa palla gol che è arrivata al minuto 28, con il 28 e il 29 con il tiro di Di Gennaro che è andato verso Nencione e poi Papandao che ha tirato fuori invece. Peccato, questa volta è stata premiata l'idea di servire Di Gennaro che sta giocando molto di corsa questa partita, richieste molta energia Luca Di Gennaro questa domenica, è lui che recupera nuovamente il pallone, dietro perde la camera, diciamo la Vigorca perdente era addirittura decima alla nona giornata, per cui in 15 giornate ha scavalcato ben 5 posizioni, riuscita grazie a numerose vittorie. Però come detto forse si pensava anche a un campionato diverso, di vertice per la Vigor, però ovviamente le possibilità ci sono ancora, visto che davanti si fa fatica a vincere l'ultima settimana, ha dimostrato anche il 2-2 della CS Soccer contro il Cerveteri, due pareggi consecutivi per la squadra di Riccardo Sperduti in casa, perché c'era stato anche lo 0-0 contro il Santa Marinella che continua a muoversi sul mercato. Ho visto anche due nuovi arrivi nella giornata di venerdì per l'11 diretto da Mister Franci. Il lancio di De Paulis, forse ci ha provato a tirare verso la porta, dal sorriso che fa sembra quasi di sì, eh? Diciamo, cerchiamo di intuire quello che è avvenuto, come sorriso amaro, come a dire scusate ragazzi ci ho provato, ho visto Del Duchetto che era un po' avanti rispetto alla linea della porta e chissà se è stata questa la situazione. Ecco, riparte la gara con l'avanzata dei giocatori in maglia bianca, c'è Riccardo Peveri per Tommaso Gibaldo, anche Barzellotti che si mette questa volta lui come perno del centrocampo, come mediano di apertura. Chiavarino avanza, poi si muove a sinistra Alessandro Chiavarino, il giocatore classe 2002 Alessandro Domenico Chiavarino, che è arrivato dall'Etruria. In realtà Chiavarino, quello da Monticino, era Francesco Chiavarino, in realtà lui è Alessandro Domenico Chiavarino. In estate si è potuto andare all'Atera, proprio è stato proprio uno dei giocatori contattati da Mister De Paulis durante il viaggio americano, però alla fine si è accasato alla Vigorca perdente quando era saltato l'impegno dell'Atera nel campionato di promozione. Poi è arrivato ovviamente Mister De Paulis. Nencione, la palla è terminata fuori, ecco il portiere ex del CIE che è protagonista della cavalcata nella stagione con i vertici della società, c'era Costanza Arduini, CIE che è arrivato terzo a un punto, attenzione però vediamo la rigore De Carli anticipato da Simone Croccatelli, la palla che termina fuori, è stato il capitano a deviare, c'è un infortunio
per De Paulis, chiesto al cambio, Bedini ha detto alla panchina cambiatelo. Vediamo se si alza qualcuno, eh sì, proprio così. Si è alzato Giunta per scaldarsi, sicuramente è una brutta notizia per la Virgo Capendente che già è a corto di uomini e quindi rischia di vedere un'altra situazione di squadra non al massimo della condizione per quanto riguarda le risorse umane in campo. Vediamo se accelera il proprio riscaldamento Giunta. Sicuramente si attenda con un attimo, forse vuole aspettare la Vigor per vedere se De Paulis riesce a proseguire la partita. È andata anche a parlare proprio con la macchina d'aprile, c'è il fallo laterale per la CS Soccer, ne approfitta anche Papandao, un dolore al gomito per l'ex anche lui del Civitavecchia. Palla nuovamente in gioco, Barzellotti prova De Paulis a giocarla, rimane momentaneamente in campo, ha richiesto il cambio Bedini, ma in realtà dalla panchina hanno cercato di quantomeno attendere, vediamo se stringe i denti e ce la fa il centrocampista della Vigo Capendente. Di parte la CS Soccer con Del Duchetto, la guardia svizzera, anche quest'oggi vestita color salmone, vuole un fraseggio più veloce da parte dei propri compagni di squadra. Barzellotti, Gibaldo, rimangono un pochino ferme le punte, vediamo se Di Gennaro che qui spinge a destra molto più rispetto a Novello, si potrebbe esserci l'opportunità di andare ancora a fluttuare verso l'area di rigore. C'è Della Camera, Saraceno di primo la palla di Gennaro per farlo scattare, fallo laterale per le maglie bianche, anche numero con i piedi di mister Sperduti. Barzellotti fa un velo sul pallone contrastato da Aprile, poi Tommaso Gibaldo, gioca molto alta la CS Soccer in questo frangente della partita. Riccardo Pevedi che raccoglie la sfera a destra per Emanuele Siani, non è in fuori gioco, si prosegue Siani, vertice dell'area di rigore, direzione proprio di De Paulis che fa ripartire i suoi con un lancio lungo però che non aveva motivo di esistere perché Cabangu e anche D'Aprile erano dietro rispetto alla posizione di poter andare a nella fase di contropiede. Riccardo Pevedi con l'ex Astrea verso Siani, l'ex Cerveteri non riesce a vincere il duello aereo, poi il tiro di De Carli, palla ancora lì, Siani, deviazione, Nencione, magnifica parata, era tutto regolare, era in posizione regolare Siani, quindi si è mangiato un gol, ma Nencione è riuscito a superarsi, a dimostrare il suo grande valore, registrava anche questa parata da parte di Nencione e vediamo anche il primo corner per la CS Soccer nella partita in oggetto. 10 minuti per chiudere il primo tempo. È Pevedi che si prepara per la battuta, sale Di Gennaro, sale De Carli, Siani nell'area di rigore, si gioca corto per Saraceno, vertice l'area di rigore, qua andare in mezzo, Saraceno ci prova, tira a giro, Nencione in due tempi, la blocca, ha provato questo tiro a giro quasi alla Del Pieno, anche se in realtà era basso, Del Pieno amava tirare alto e credo proprio che si tratta di De Paulis che non ce la fa. Nuovamente a terra, prova a stringere dentro, prova a fare anche alcuni interventi difensivi. Vediamo se no, mi sa con la panchina ancora per altre situazioni, non quella che riguarda il centrocampista della Vigo Capendente che prepara il cambio. Sì, vediamo proprio il fogliettino della sostituzione e sarà proprio Gabriele Giunta a entrare sul terreno di gioco, il classe 2002, quindi altro under sul campo del Flavio Gagliardini. Minuto 35 del primo tempo. Primo cambio obbligato per il tecnico De Paulis, quindi l'ingresso da parte proprio di Gabriele Giunta, giocatore della 2002, salito dal settore giovanile, ha giocato anche con l'Etruria, ha fatto un gol in questo campionato. Vediamo quindi la partita che sta per riprendere, quando ricordiamo che siamo giunti alla 7ª giornata di ritorno, siamo alla 24ª di questo campionato, ne mancano quindi 10 al termine dopo questa gara. Nencione a dare qualche indicazione ai compagni di squadra, si fa sentire verso, vediamo se è Chiavarino, no, forse Bedini che è stato coinvolto in questa situazione. Adesso vediamo proprio sotto la nostra postazione De Paulis che si avvicina alla panchina, riparte Nencione, lancio lungo il suo di 70 metri, Della Camera controlla, poi Gibaldo per Del Duchetto, quindi altre difficoltà per la Vigo Capendente si vanno ad aggiungere e sicuramente non sono buone notizie anche in ottica playoff, quindi in questo momento 4 under in campo per la Vigor,
Chiavarino del 2002, Bedini del 2002 anche lui, Pesci del 2000, poi è entrato anche Giunta, anche lui del 2002, qui ben 3 2002 in campo, ovviamente esperienza che manca per alcuni giocatori della squadra acquisiana. Poi in panchina ci sono anche Patisso, che è del 2001, Ambrosini del 2002, e però vediamo la palla verso la porta, Nicione blocca. Finocchi, è Francesco Finocchi, non c'è l'altro Finocchi che è Sandro, del 2001, e scatena anche lui del 2002, balla fuori nel frattempo, che va a sbattere sulla nostra struttura, fortunatamente non come ieri in cui è arrivata una pallonata sulla telecamera durante la partita di Pallavolo vinta per 3-1 dalla Revolution nei confronti della Saet. Invece per la CS Soccer ci sono tre under in campo anche per gli impegni della Juniors che giocherà questo pomeriggio: Novello del 2002, De Carli del 2000 e Saraceno anche lui del 2000. In panchina invece per i Leoni c'è la prima convocazione per Alessio Di Marco del 2001, secondo portiere quest'oggi, non c'è D'Angelo Antonio, Marco Aldi, Carruba del 2002, Caravani 2001, La Morgia 2000, poi c'è rientro di Tiziano Bonelli dopo tanto tempo, allontana nel frattempo Simone Procatelli, parla ancora per le maglie bianche, poi diciamo c'è Quinti del 2000, Lana del 2000 e Mattias Funari. Riccardo Peveri, per il tiro di Gianluca Barzellotti, palla lenta e anche fuori rispetto allo specchio della porta difesa da Maurizio Nencione, quindi si riprende con le operazioni. Quando siamo giunti al 39esimo di questo primo tempo c'è sempre la situazione di equilibrio, di parità qui al Alfredo Gagliardini, grazie alle reti firmate ad aprile dopo un minuto e mezzo di gioco, poi il pareggio di Barzellotti è arrivato al 17esimo. Ex indicazioni di Riccardo Sperduti, di testa impatta perfettamente di Gennaro, troppo lunga, c'è Simone Procatelli, ancora lui, smista a sinistra per Chiavarino, lancio per Cabango che non ci può arrivare, palla che termina fuori. Quindi una CSL che si trova sempre al penultimo posto in classifica, a meno 3 dal Montemario, terz'ultimo Montemario che ha perso incredibilmente due domeniche fa sul campo del Galese, che poi praticamente non si è presentato domenica scorsa sul campo del Montalto, sì, si è presentato con 7 giocatori, poi dopo 3 minuti sono diventati 6 questi giocatori e quindi partita interrotta perché non si può giocare in 6, ovviamente situazione molto difficoltosa quella del Galese, ovviamente credo non ci sia bisogno di spiegare quanto è avvenuto sul campo di Montalto, credo possiate capirlo già da soli, sicuramente è un campionato di difficoltà per il Gallese. Di Gennaro nell'area di rigore, va sul fondo, poi rossa e mezzo, Siani! Sarebbe stato un gran gol se l'avesse fatto Papandau. Poi Peveri perde il pallone, rinviene anche non entrato Giunta, destra Novello, verticalmente per Emanuele Siani, spinge anche Novello, Novello che arriva, però Siani la tiene lui con la posizione, c'è Papandau con la sfera per il giocatore di origine africana, a destra per quanto riguarda Andrea De Galli, grossa direzione con la schiena di Roberto Gimelli che ha giocato in maniera abile questa situazione, ancora Riccardo Peveri, spinge insistentemente la CS Soccer per trovare il gol del vantaggio questi minuti conclusivi del primo tempo. Luca Di Gennaro dietro per Riccardo Peveri, quindi c'è anche Gianluca Barzellotti, arriva anche Bart, Bart qua fa tutto da solo in mezzo, fallo, punizione per la CS Soccer, occasione per un destro di poter andare forse sul secondo palo, da lì vedremo chi andrà a conclusione, sicuramente Barzellotti candidato lui per poter tirare verso la porta avversaria vista l'assenza anche di Dario Spito che sta recuperando dallo stiramento di qualche settimana fa e ha iniziato ad allenarsi con i propri compagni di squadra, però ancora non è a disposizione per poter giocare, nemmeno convocato quest'oggi. C'è la punizione, Saraceno, Barzellotti e Peveri, credo andrà Barzellotti per la battuta, stiamo vedendo tutto con gli occhi di Alessandro Sacco, ci sono 4 giocatori in barriera per gli ospiti, poi si allontana Saraceno, Peveri parla con Barzellotti, chissà, forse primo palo incorniciata all'angolino, Barzellotti, la palla è bassa e non ci devo bloccare tranquillamente, lì ci voleva un gran piede per poter segnare, ma sicuramente facile poter trovare in questo caso il gol del 2-1. Lunga di Gennaro, vuole andare con la fronte, era andato con la tempia e quindi fa laterale per le maglie nere della Viola Capendente che stanno attaccando dalla destra con il pallone poi ripreso dalla CS Soccer, c'è cioè Ian Saraceno che ha dato quello che di Gennaro di azione da parte di Marco Procatelli, poi Gimelli di destra, riesce il giocatore pugliese, poi Siani, fallo di braccio,
Iago Gimelli, giocatore originario della Puglia, proprio di Canosa, è nato a Canosa, provincia di Bari, diciamo, cittadina da cui proviene anche Lino Banfi, che è vero, è nato a Andria, però è cresciuto a Canosa. Gimelli che ha giocato con tantissime squadre di valore come la Viterbese, come la Triestina in Serie B, dove ha giocato un'occasione proprio nel campionato cadetto, poi in C1 è diventato titolare alla Viterbese nel 2002, due stagioni in giallo-blu, però vediamo l'arbitro che sta parlando con Peveri, però non c'è nessuna ammonizione, tocco di braccio c'è stato e quindi ci sarà questa palla inattiva per la Vigo del Covendente. Gimelli che poi ha giocato alla Pistoiese, 5 stagioni consecutive in C2, andando mai sotto le 30 presenze stagionali, un anno all'Ancona, 4 al Catanzaro, poi un anno al Pisa dove è tornato in C1. Nel 2011-2012 ha avuto un anno buio perché ha avuto un lungo infortunio al tendine d'Achille, infatti poi a metà stagione è andato via dal Pisa per giocare a Castelrigone in Serie D, dove è diventato titolare fisso della formazione Umbra, una promozione anche in C2 con il Castelrigone per Roberto Gimelli. Indicazioni per Saraceno che si trova lontano dalla barriera, si trova sulla tre quarti, deve evitare le percussioni di qualcuno della Vigo del Covendente. Tre giocatori invece in barriera per la CS Soccer, controlla di Duchetto, va a muovere le sue pedine, va a telecomandare i propri compagni di squadra. Sarà d'aprile a cacciare verso la porta, mani sui fianchi per l'attaccante Acquesiano. Siamo all'ultimo minuto del primo tempo, vediamo se ci sarà tempo di recupero. Fischia l'arbitro, si lotta in mezzo con Gimelli e Capangu. Poi il tiro, provato, bella, lì non c'era lo spazio per fare quel tipo di tiro perché la barriera era fissata proprio con un paio di metri alla sinistra rispetto al pallone. Lì ci voleva un tiro a giro molto potente, però molto anche indirizzato, però è difficile tirare potentemente quella circostanza. Non questione con un grandissimo effetto, ma insomma non era proprio l'idea migliore. Gimelli si fa sentire col fisico. Gianluca Barzellotti, Luca Di Gennaro, Cincischia, poi rinviene sul pallone, c'è Gianluca Barzellotti che va nuovamente a sinistra per Ivan Saraceno, che va a spingere la fascia sinistra, punta l'avversario di retta di Rossi, poi il cross di Saraceno, in mezzo non ci può arrivare, De Carli credo sia andato lui, in attacco, sì è proprio lui che si rialza in piedi in questo momento, non è riuscito a toccare con il piede, vediamo se c'è il recupero, non riusciamo a vedere se c'è qualche annotazione da fare, visto che siamo a 45 in questo momento. 2 minuti di recupero, ecco adesso proprio indicati da Ciro Pozzolino che si sta acclimatando per poter segnalare a tutti quanti quello che sarà l'extra time del primo tempo. Lincione decide di gestire, ovviamente ci sono difficoltà adesso per la Vigo del Covendente con la CSL che ha cambiato totalmente il suo spartito dopo il gol di Barzellotti. Lancia Nescione, palla nel cerchio di centrocampo, Peveri per nessuno, De Carli corre, si sacrifica, patti, ribatti, aereo, poi non ci riesce forse Papandao, la spizza probabilmente Papandao, lunga la palla per Simone Procatelli per Bedini, fa laterale per la Vigor che decide di salire, decide di sfruttare questo attacco per poter trovare proprio nei minuti finali del primo tempo il gol del nuovo vantaggio. Con le mani Cavarini, indicazioni per Rossi, palla verso l'area di rigore, tocco di Novello, poi c'è Peveri che decide di scaraventare questo pallone in attacco, Rossi al volo, Gimelli di testa, Chiavarino deve impegnarsi per mantenere il pallone in campo, ci riesce, quindi proprio Alessandro Chiavarino che va in attacco, il 2002 attacca praticamente sulla linea del fallo laterale, poi direzione. Vediamo se c'è lo scontro di Gennaro, totalmente anticipa l'avversario di Gennaro, va a terra, non c'è fallo, si è fatto male Luca Di Gennaro, ma gioca prosegue a destra con Capangu, poi l'attacco di azione di della camera, poi arriva anche Emanuele Siani a supporto, anche in difesa, rimane a terra Di Gennaro, quindi vedremo, dolore alla gamba per il terzino della CSL Soccer, rimane a terra, l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni, si rialza in piedi, sembra essere tutto tornato nella norma per Luca Di Gennaro che cammina tranquillamente, sente il dolore, digrigna i denti Luca Di Gennaro, però può tornare ad occupare la casella di destino sinistro.
47-3, vediamo se c'è un supplemento di recupero per l'infortunio occorso a Luca Di Gennaro. Palla per Del Duchetto, vediamo se l'arbitro porta il fischietto alla bocca, ancora no. Quindi si prosegue, c'è lancio lungo, anzi il primo tempo finisce qui, è 1-1 tra CS Soccer e Vico Acqua Pendente, grazie ai gol di Tavrila al primo minuto, poi il pareggio da Cado Barzellotti al 17esimo, sempre di questa prima frazione ci riposiamo adesso per poter poi seguire il secondo tempo che si preannuncia decisamente frenetico. Sole nuovamente alto qui al Flavio Gagliardini per questa gara tra CS Soccer e Vico Acqua Pendente, il punteggio di 1-1 dopo la prima metà di gara, grazie ai gol di Tavrila e di Barzellotti, tutto pronto per la ripresa di questo match con il secondo tempo. Oh, vediamo il primo possesso che sarà per la CSL Soccer, c'è ancora qualche piccolo problema, il via della partita che è appena iniziata, sì, l'arbitro ha appena sistemato il cronometro, noi abbiamo fatto la stessa identica cosa, quindi prima azione dopo il problemino che c'è stato per Siani, a destra subito c'è De Carli che però va a infrangersi sui cartelloni pubblicitari, quindi palla fuori, svanisce così nella prima occasione per l'11 guidato da Riccardo Sperduti. Andiamo il gol di Aprile sui sviluppi del calcio d'angolo, la prima imperversata della squadra ospite quest'oggi qui al Flavio Gagliardini con il doppio tiro, prima parata di Del Duchetto, poi il gol proprio di Aprile che ha sbloccato la situazione, poi il pareggio di Barzellotti che ha trovato un grande gol, ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro e quindi ha infilato ovviamente di mezzo esterno la palla alla sinistra di Nencione, quindi poi è arrivato il gol dell'1-1, Roberto Gimelli che gestisce la situazione, va per Simone Porcatelli ma esce dai pali il suo grande amico Maurizio Nencione che rilancia la palla di petto a Cabango, arriva Barzellotti, Cabango che anticipa tutti, attacca proprio Barzellotti, ovviamente che anticipa tutti, c'è Ivan Salaceno che attacca dal settore di sinistra, poi si ferma, le finte per andare via Rossi, ancora Ivan Salaceno batti vincente, ha vinto il rimpallo, poi Siani nella rigore, Siani dietro per Riccardo Peveri, ce l'ha sul sinistro, ancora Riccardo Peveri, si gira e si volta, va a destra per Novello che spinge, Novello contro Bedini e Bedini che sbarra la strada a Novello, ma l'ultimo tocco è stato proprio del terzino Civitavecchiese, quindi rimessa laterale per le maglie nere, quando ricordiamo che la CS Soccer si trova al penultimo posto con 17 punti, seconda peggior difesa del girone con 48 gol subiti, per cui incide questo 8 di maggio. Di Gennaro è partito, chiude la strada Rossi, intervento impavido, l'arbitro dice che non può intervenire così, rischiava forse di fare male al terzino Civitavecchiese. Non so se c'è qualche cambio in programma, in realtà mi sembra di no, solamente qualche situazione legata alle panchine, si rende a giocare in maniera veloce con Ivan Salaceno dalla sinistra, punta Cabango, Salaceno cerca lo spazio per Di Gennaro, triangolo, riesce Salaceno a mandare in porta Ivan Salaceno, 2-1, la rimonta alla CSL Soccer, il triangolo vincente, Salaceno appoggiato in porta, è riuscito a scalfire la porta di Nencione, va a farsi una corsa e poi con il cannocchiale, l'esultanza di Ivan Salaceno dopo la corsa sotto la tribuna del Flavio Gagliardini, per cui cambia nuovamente il punteggio qui a Civitavecchia, ha segnato Ivan Salaceno che firma quindi il suo secondo gol in questo campionato da parte del giocatore ex della Lazio, quindi al minuto numero 2 la rete che consente ai padroni di casa di andare in vantaggio. Bella questa situazione, bella questa idea. In attacco ha permesso quindi a Ivan Salaceno di liberarsi proprio grazie alla catena di sinistra formata da Di Gennaro e da Salaceno, ottima idea, liberato proprio l'attaccante ex anche della Ternana che in estate sarebbe dovuto andare a Cieca con uno scambio con Indorante, poi alla fine non è avvenuto, poi a dicembre c'è stato anche l'addio di Indorante che è passato proprio all'Anzio e tornato a Cieca per la gara di qualche settimana fa, che ha visto proprio impegnata la squadra di Paolo Caputo vincente per 2-0 sull'ansia di reazione sul cross di Cabango, quindi calcio d'angolo per la Vigor, dalla panchina si va a sentire il tecnico De Paulis assieme all'altro De Paulis, il centrocampista che è uscito durante il primo tempo, quindi tutto pronto, la battuta del corner, Gimelli sul primo palo, occhio alla sua corsa, Gimelli colpisce di destro, poi ancora corner, ma il tuo tocco è stato proprio di Gimelli,
qui errore dell'arbitro, forse impallato da qualche giocatore, non ha visto bene la situazione. Da quassù insomma era più facile capire quanto avvenuto. Fatto sta che c'è un altro corner per le maglie nere, arriva la palla, è molto potente, pericolosa questa palla del Dughetto, però non è potuto intervenire perché alla fine era un po' alta per qualsiasi attaccante, forse leggermente più bassa avrebbe creato diversi pericoli alla squadra di Riccardo Sperduti. D'Aprile a sinistra, ancora corner, il terzo consecutivo per la squadra arrivata dalla provincia di Viterbo per questa partita, che ricordiamo ha già vinto diverse partite in trasferta in questo campionato, però come detto la situazione numerica è assolutamente pesantissima per l'11 di mister De Valle. Si arriva la palla come prima praticamente, anche se questa volta un po' più calibrata, è scesa quasi come una maledetta e quindi è andata fuori. La situazione poteva esserci dal cono di sinistra con mister Sperduti che segue le vicende del match a braccia conserte, anche degli scarpini rossi quasi intonati con la maglia che essendo stato quest'oggi l'allenatore ex anche della Carinese. Vediamo la partita che sta riprendendo con Del Dughetto che sfata dal suo sinistro, Di Gennaro colpisce di testa, Saraceno quasi in caduta, poi è andato Rossi su quella circostanza, Peveri alla casa sinistra per Luca Di Gennaro che deve rinvenire dietro per mantenere il possesso del pallone. Vediamo ancora il pubblico che segue in maniera attenta lo sviluppo di questo incontro, vediamo anche la presenza del presidente Vitaliano Villotti con Gibaldo che decide di fermare il gioco. Il pallone è sgonfio, la situazione lo getta, forse per prima gettarlo fare buttare un altro, ovviamente adesso cerca anche di giocare con il cronometro la squadra capitanata da Eugenio Della Camera. Indicazioni anche di D'Aprile verso l'arbitro Nuccetelli, che ha anche diretto partite del campionato Under 15 nazionale e in passato ha arbitrato anche la finale del torneo Nike Sport. Invece per quanto riguarda Marco Martino, e poi palla di rigore, non ci va a credere De Carli, nemmeno Papandao, nessuno lascia sfilare la sfera gialla che però non esce fuori dalla perimetro di gioco. Nencione subito per Chiavarino, giocatore abbastanza slanciato, con una corporatura quasi da forse da schiacciatore da pallavolo, quantomeno da ala piccola del basket. Poi prova a organizzare l'azione, si tratta di Simone Porcatelli, l'appoggio, fa il sostegno in attacco Gabangu, poi a sinistra la corrente per quanto riguarda Bedini, passa verso la rigore, non ci verrà nessuno, nemmeno da quella che si è portato indietro, invece Gabangu poi è andato a destra, Di Gennaro aveva ripartito l'azione per le maglie bianche, un Di Gennaro in gran vena quest'oggi. Forse possiamo anche testimoniare come migliore in campo, perché questa partita sicuramente è l'uomo che si è più distinto per sacrificio e per consapevolezza dei mezzi da impiegare in questo match. Fortunatamente Gimelli non colpisce potentemente. A destra De Galli e fuori di gioco, salsa la bandierina di Marco Martino, arrivato un momento dalla sezione di Ostalito, invece l'altro assistente è Manuel Nardini, sempre Ostiense, l'altro guardaline chiamato per dirigere questa sfida. Gabangu di testa Di Gennaro, poi Saraceno che si impegna per mantenere il pallone in campo, ci riesce, poi la copertura di Marco Brocatelli tornato in difesa per aiutare il proprio terzino Rossi. Sono passati quasi 8 minuti dalla partenza del secondo tempo che stiamo seguendo con gli occhi di Alessandra Sacco, arriva proprio Joker per la battuta del fallo laterale, vediamo se arriva a supporto Chesiani, è proprio così, semaforo verde per Chesiani, stoppa con il petto, deve assolutamente farsi perdonare dopo il grande errore del primo tempo quando al minuto numero 34 ha sbagliato una grande occasione da gol. Peccato, Siani non sta riuscendo a trovare la sua migliore condizione, si dispera Sperduti per l'errore, c'è stato in fase di attacco, palla persa non proprio in maniera bella da parte dei giocatori in maglia bianca. Peveri lancia la sfera, cerca Emanuele Siani, controlla il pallone, si gira e si volta, Siani spinge Di Gennaro a sinistra, leva la palla per lui, ancora Luca Di Gennaro dietro per rimanzare a ceno, il bello impossibile che perde il controllo del pallone, favorisce così l'intervento di Marco Rossi, fallo laterale quindi per l'11 di De Paolis che attacca proprio la squadra della provincia di Viterbo in questo periodo di febbraio, anche attiva per quanto riguarda le iniziative sociali, come esempio il noto Carnevale di Acqua Pendente. Però vediamo, attacca a destra
c'è De Carli, la palla che sfila, appuntamento che va avanti il tutto dal 1960, anche con il tradizionale carro del saltaribe, che è proprio caratteristico, con i colori dell'arcobaleno. E ci sono ben tre sfilate, pensate, ben tre sfilate per tre volte, c'è l'uscita dei carri, che però quest'anno non sono stati preparati da qua pendente per questi dilutti che sono avvenuti soprattutto a Monte Fiascone, anche perché poi Monte Fiascone è molto attiva nel carnevale, viene organizzata proprio l'acqua pendente, anche per i fatti avvenuti a Bologna qualche settimana fa. Si è deciso di evitare questa uscita, ma nonostante questo la tradizione rimane viva. Quindi c'è il calcio d'angolo e tra l'altro ultima uscita, ultima festa, che ci sarà proprio martedì, nel giorno di martedì grasso. Però arriva nel frattempo un altro corner per la Vigor acquavendente, e quando siamo proprio all'undicesimo del secondo tempo c'è Marco Procadelli pronto ad andare alla battuta, Cabango praticamente sulla linea di porta, occhio a Gimelli che fa il movimento, c'è Gibaldo su di lui, palla crossata, sta continuando a sbagliare i cross la Vigor acquavendente. Il primo è andato moderatamente bene, anche se era leggermente alta. Gli altri però non stanno andando nella maniera migliore. Qualche polemica in campo, Cabangu, Di Gennaro, della Camera protagonisti di questa città, anzi Di Gennaro in realtà come Paceri, diciamo, per evitare qualsiasi situazione. Di Gennaro si è messo lì più che altro per evitare delle polemiche, non per innescarle. C'è il fallo laterale, però gli altri due sono sempre vivi nella polemica, su questo è abbastanza evidente, stiamo vedendo anche con le immagini. C'è il fallo laterale, adesso l'arbitro si è messo lì in mezzo, ancora nessuno ha ammonito, credo sia proprio questa la situazione, nessun giallo fino a questo momento nella partita, che vediamo, sta per vedere la ripresa del gioco, quando siamo giunti al minuto numero 11, okay. Vediamo, c'è De Carli che riprende il controllo della sfera, poi c'è il contrasto con Pesci, che si va ogni tanto a notare nel pacchetto di centrocampo. Per quanto riguarda la Vigor acquavendente, c'è Siani che perde il controllo della sfera, Bedini forse fuori, in realtà forse l'ha toccata all'ultimo, Bedini è riuscito a mantenerla sul terreno di gioco, a sinistra c'è Chiavarina pronto ad andare con la battuta con le mani, protesta di Sperduti che voleva proprio il fallo laterale, sorrida vanamente l'allenatore Civitavecchiese. Si va dalle parti di Simone Porcatelli, servito dall'altro Porcatelli, Pesci, occhio al tiro, insidioso, la palla termina vicino alla caldaia del Flavio Gagliardini, arriva dalla panchina il secondo portiere quest'oggi, che come detto è Alessio Di Marco per Del Duchetto, quindi riparte immediatamente il match con le sue operazioni. CS Soccer che vede allargarsi i suoi uomini di difesa per fare in modo che debba quasi correre a vuoto la squadra acquesiana. C'è Del Duchetto che lancia lungo a sinistra, vediamo se ci arriva Ivan Anzacena, è proprio così, però alla fine gli passa davanti Marco Rossi ci riesce, ancora Marco Rossi, Di Gennaro che passa davanti, Di Gennaro, palla che sbatte nell'area di rigore verso De Carli in tre su di lui, tutti su di lui, poco, Paveri, fallo in attacco di De Carli, ne ha 5 addosso, a un certo punto poteva fare decisamente poco più che far arrivare la sfera indietro verso un compagno di squadra, alla fine vai, c'è anche riuscito ma fallosamente. 13 sul cronometro in questo preciso momento, c'è il colpo di testa di Eugenio della Camera, Ivan Saraceno stoppa con il petto, arriva Di Gennaro che si sovrappone e poi nuovamente a sinistra Ivan Saraceno che supera anche Di Gennaro, Siani non ci arriva, Gimelli per l'azione comandata dalla Vigor acquavendente, Pesci dietro per dove sta stazionando Marco Procatelli, che ha cambiato posizione della sua partita, sta giocando come mediano al posto proprio di De Paulis, che come detto è uscito al 35esimo del primo tempo, l'ingresso c'era stato da parte di Giunta, del giovanissimo Giunta, con le mani i Leoni, tocco di De Carli, poi arriva ancora Marco Procatelli per Simone Procatelli avanza, scodella verso la rigore, Pesci non ci può arrivare, Gibaldo di testa, poi Giunta, ecco proprio il subentrato,
si scalda la culo sulla panchina della Vigo Rocca Pendente. Vediamo Chiavarino che spinge sulla fascia mancina direzione di De Carli, palla ancora che svolazza nel cielo del Gagliardini, Novello e quindi Papandao allontana la sfera, adesso attacco arrembante da Vigo Rocca Pendente, Gimelli verso l'area di rigore, blocca del Doghetto facilmente. Vediamo De Paulis, sta seguendo il match l'allenatore della Vigor con occhiali e cappello, quasi un outfit alla Serse Cosmici, così possiamo dire. Barzellotti dietro per Peveri che va profondissimo, troppo lunga per De Carli, vediamo se ci riesce, e comunque fa di gioco, cioè è riuscita, fine, ci ha smentito De Carli, però la sua posizione irregolare ha fatto propendere per la punizione in favore degli avversari della CSL Soccer. 14:45 sul cronometro, i prossimi impegni che vedranno la CSL andare a giocare in provincia di Viterbo domenica prossima, 1° marzo, si andrà sul lago di Vigo, praticamente sul campo del Ronciglione, mentre la Vigo Pendente ospiterà il Fregene Marcarese, che è uscito dalla coppa di promozione in settimana, da cui praticamente non c'è nessuna squadra del girone A che è andata avanti nella coppa, tutte uscite, sia il Fregene Marcarese anche il Monte Mario dell'Uomo Tecnico Oddi sono uscite durante la fase di quarti finale che si è chiusa mercoledì. Al volo d'aprile Di Gennaro controlla dal pressing di Cabango, Cabango sulla linea di fondo, arriva il calcio d'angolo numero 7 per la Vigor Acqua Pendente. Quando manca mezz'ora al termine dell'incontro c'è quindi Marco Porcatelli che si ravara per la battuta proprio del calcio piazzato. Sono in 5 la rigore per la Vigor Acqua Pendente, l'arbitro proprio a fischia, vede degli scontri che non gli piacciono, soprattutto quello tra Della Camera e Cambagu, già protagonisti di una polemica qualche minuto fa, di una scaramuccia che c'era stata proprio in precedenza. Adesso si procede, indicazioni verso Procadelli da parte di De Paulis, del De Paulis giocatore, esce Davide De Paulis, stava guardando gli altri elementi, attenzione ammonizione per Della Camera, viene ammonito da parte dell'arbitro per delle proteste, ci sono state, quindi primo giallo che arriva di questa partita. Della Camera è diffidato, qui salterà il prossimo impegno con il Ronciglione, non ci sarà domenica Ronciglione, forse anche per questo motivo che sta protestando in maniera energica il genere della Camera, poi anche Gibaldo arriva lì vicino, però si può procedere con i corner, cammina quasi nervosamente mister Sperduti nella sua area tecnica, si mandare con la battuta del corner, adesso a protestare quelli della Vigor con il capitano Simone Procadelli, però il tempo sta passando, questa cosa non favorisce assolutamente la Vigor, anche Gimelli, l'arbitro evidentemente ha fermato lui il gioco, altrimenti non riesco a capire com'è andata questa situazione. Quindi attendiamo la battuta del corner ancora della Camera, braccia larghe sul Cabango, non fallo passare, arriva la battuta della rimessa in gioco di testa Papandao per scattare Siani e far ripartire il suo contropiede, tenta anche un doppio passo, scatta Saraceno, tratta la palla per Di Gennaro, si propone anche De Carli, la palla però è in mezzo praticamente, alla fine nessuno dei due può trovarla e cerca adesso la Vigor di sfruttare questo contropasso, questa contrazione della CSL Soccer, questa azione in seconda fase praticamente come si deve nella palla a mano. E adesso vediamo il fallo dell'area, purtroppo ieri una sconfitta brutta per la Fioni che ha ceduto di due lunghezze al Prato, quindi ci ha rimesso almeno momentaneamente il secondo posto nel campionato di Serie 2 di pallamano, sconfitta che è arrivata contro il Prato, battuto solamente un mese fa al Palasport in zona da Magnini nell'ultima giornata della regular season. Fallo laterale battuto da Luca Di Gennaro, a cercare Siani, poi arriva anche Peveri, c'è quindi Gianluca Barzellotti e Riccardo Peveri mantiene controllo della sfera gialla, Luca Di Gennaro va a terra, fallo di Capangu, vediamo, voglio il giallo dalla tribuna, si avvicina all'arbitro che va a retarguire Capangu ammonito, mi sembrava la situazione che poteva avvenire già da qualche minuto, visto che l'arbitro, diciamo così, ha preso sicuramente non bene gli atteggiamenti di Della Camera e Cabalco, infatti sono gli unici ammoniti della partita, una partita sommariamente tranquilla fino a questo momento, anche se ovviamente le due compagini stanno battagliando sul terreno di gioco per poter portare a casa l'intera posta in palio. Punizione della Camera, va a sinistra, palla che fluttua dalle parti di Rossi, che poi spazza lontanissimo, la corsa si accuccia addirittura
l'ha fatto il giocatore d'aprile, poi infortunio per, credo sia Bedini che è rimasto a terra, si prosegue Pesci, poi arriva Chiavarino, vuole palla Marco Procatelli, però gioca con un uomo a terra, la Liga Pendente, Gimeli quindi costretto a metterla fuori. Ha cercato d'aprile di accucciarsi per poter sfruttare meglio la sua potenza anche in corsa, vede quindi meno pressione del vento, come fanno spesso i ciclisti quando vanno in discesa, che magari si appoggiano in posizione ad uovo per poter mantenere una posizione quasi aerodinamica. Siani beve dopo la fatica delle azioni precedenti, cioè ovviamente questo infortunio sarebbe una grande mazzata, possiamo dirlo con tutto il rispetto per il Liga Pendente, avere un altro infortunato dopo i numerosi problemi dell'infermeria di queste settimane che stanno incidendo nella corsa da rigor ai playoff. Si rialza Bedini dopo l'infortunio, deve però uscire dal campo momentaneamente, si tocca la caviglia destra, protesta Sperduti nei confronti dell'arbitro, arriva nel frattempo anche Pino Antonucci per aiutare i giocatori che sono un pochino stanchi, fa caldo in campo probabilmente per quello che stiamo vedendo, in tanti sono andati verso le panchine per cercare di bere, ecco accompagnato dal massaggiatore proprio Alessio Bedini, come detto ha fatto quella all'andata, l'attaccante classe 2002, e ha fatto la riuscita importante, lui che è arrivato dall'Etruria proprio alla Liga Pendente, si tocca la caviglia il ragazzo con la maglia numero 7, palla verso Gibaldo che fa rimbalzare la sfera, poi la alza, campanile per Papandao che colpisce al volo Chiavarino, De Carli passa davanti, Gimelli facile, gioca in maniera morigerata Roberto Gimelli, come conosciamo assolutamente, allontana Novello impavido, scatta De Carli con Palazzo verso la porta, attenzione che ritorna, e il ritorno c'è da parte di Simone Procatelli con De Carli che era largo, forse rispetto alla potenziale occasione di poter andare in contropiede verso la porta avversaria. Nessuna palla gol della Vigor dopo il gol di Saraceno, quindi altra cosa da registrare, non riesce a trovare l'assetto migliore in attacco per poter sovvertire l'esito di questo match. La CSL ci sta provando adesso con il suo secondo corner in questa partita, c'è Di Gennaro, De Carli, c'è anche Siani alla rigore così come Papandao, arriva anche Di Gennaro, come detto palla per Kabangu, Frassua Kabangu, ecco il giocatore nativo di Kinshasa che scatta, l'ex Fiorentina, vediamo se conquista fa laterale, credo sia proprio così, non riusciamo a vedere il guardalinea da qua perché è rimasto lontano e quindi è una zona un pochino cattiva per la nostra postazione, quindi non riusciamo a vedere per chi ha dato il fallo laterale, alla fine comunque è stato per la CSL, ma adesso è per la Vigor dopo la palla persa da Andrea De Carli, d'aprile per Marco Porcatelli che va a terra, Peveri, c'è Di Gennaro che si propone quasi da mezz'ala con Saraceno Lago, adesso Barzellotti va a occupare la casella lasciata libera da Luca Di Gennaro, Barzellotti farà di mente il terzino in questa azione, qual è la rigore Barzellotti, classe e mezzo, non ci vuole De Carli, Saraceno, una occasione, palla fuori di poco vicino alla base del palo, il tiro in diagonale di Ivan Saraceno poteva realizzare la sua prima doppietta in questo campionato, non ci è riuscito, occasione che registriamo quindi al minuto numero 22 del secondo tempo, ancora il bello impossibile protagonista con questo tiro fuori di poco dalla sinistra dove il passaggio è arrivato da Gianluca Barzellotti, fra due domeniche invece la CS, attenzione giallo per Peveri che va faccia a faccia con l'arbitro, proteste energiche di Peveri, c'è un cambio per la Vigor Pendente, quindi registriamo l'inizio per Peveri, esce Bedini, vediamo se forse non ce la fa per l'infortunio, minuto 23, fuori Bedini, dentro Giacomo Scatena, quindi rischiato Scatena dopo l'attacco influenzale che ha avuto in settimana. Classe 2002, arrivato dall'Etruria, Scatena, dove segnavano tutti in trasferta, ha avuto la possibilità anche di fare un provino con il Perugia, questo ragazzo 17enne, che compirà 18 anni nell'anno in oggetto, nell'anno che stiamo percorrendo. Gimelli lancia lungo il Pugliese verso l'area di rigore, colpisce proprio in realtà di Peveri di testa, Papandao per Siani, De Carli, la palla va a sbattere sul recinto, poi termina fuori
colpito, incrociato male con la sfera gialla, proprio Andrea De Carli, il giocatore che ha iniziato la stagione con la maglia della Cornetto Tarquinia. Simone Broccatelli davanti per D'Aprile, che lascia per Cabangu. Cabangu a volte fa tutto da solo per far avanzare i propri compagni di squadra. Ottimo anche il suo lavoro di sponda per i propri compagni. C'è Giunta che va a marcare, poi Siani, Riccardo Abevedi che si è spostato a sinistra. Vediamo anche i ragazzi pronti a giocare la prossima partita che stanno seguendo dalla recinzione, l'andamento del match. Pevedi di testa, De Carli di testa, Gimelli, poi c'è ancora Marco Broccatelli a sinistra, la spinta di Alessandro Chiaverino. Chiaverino spinge sulla fascia, ancora Chiaverino, gli va addosso Andrea De Carli, scivolata il Castoro che la manda in fallo laterale. C'è anche la Nani che si sta scaldando, fa rimettere palla in gioco per la Vigola qua pendente, che va in attacco con Marco Broccatelli, troppo lunga, blocca del Dughetto. Ecco la guardia svizzera che poteva attendere, forse c'è anche un pochino di stanchezza per i giocatori presenti sul terreno di gioco. Ora occhiali da sole e giaccone per mister Sperduti, che continua a danzare praticamente nella sua area tecnica. Ivan Saraceno cerca proprio Emanuele Siani, non riesce il centravanti a giungere in direzione del pallone. Roberto Gimelli, ecco la sua cavalcata, prova a dare anche la sua esperienza in attacco, non solamente in difesa. C'è un fallo, punizione conquistata proprio dalle divise nere, dagli ospiti, che adesso cercheranno qualche palla inattiva di riportare in parità l'esito dell'incontro. Poi vedremo ovviamente anche gli altri risultati per annotare se la CS Soccer riuscirà a scavalcare il Monte Maggio, comunque a portarsi a ridosso delle formazioni che sono davanti nella rotatoria. Va Marco Broccatelli, la rigore, Pesci, Mani, calcio di rigore, braccio larghissimo di Gennaro, mi sembra netto a calcio di rigore, infatti, e poi viene ammonito proprio Luca Di Gennaro da parte dell'arbitro, quindi calcio di rigore, un vero peccato perché c'è stato questo tiro di Pesci deviato così al minuto 26, proprio il penalty, arriva D'Aprile per fare doppietta contro del Duchetto. Stefano! Del Duchetto! All'ultimo si è mosso e ha parato il rigore battuto da D'Aprile, minuto 26 del secondo tempo, è stato lì pronto come un gatto, ha deviato del Duchetto, la guardia svizzera salva momentaneamente almeno adesso il risultato della partita. C'è un cambio dentro l'anali per la CS Soccer, arriva il cambio di Ciro Pozzolino, vediamo chi esce, forse è una CSL più difensiva adesso, forse esce una punta, esce proprio De Carli, infatti attendevamo questo visto che la CSL in vantaggio e non vuole rischiare contro questa Vigo che comunque va a cercare di dare il massimo per trovare il gol del pareggio. Quindi minuto 26, sbaglia ad aprire il calcio di rigore tirato debole, prova a spiazzare il Duchetto ma non c'è riuscito perché è rimasto in piedi fino all'ultimo, ha parato proprio l'estremo difensore della CSL Soccer, riprende la partita che sta vivendo adesso tante emozioni in questi ultimi minuti. Prima l'occasione di Saraceno, adesso abbiamo visto quella per D'Aprile, il rigore parato da Del Duchetto, primo rigore parato, se non sbaglio, in questo campionato per Stefano Del Duchetto, il portiere che ha anche dichiarato che gli piacerebbe giocare in futuro come attaccante, non più come portiere, vedremo se farà come Sorrentino. Gibaldo trova benissimo la sfera per quanto riguarda Emanuele Siani, poi si lotta ancora in mezzo al campo con D'Aprile, cerca di farsi dopo il rigore sbagliato, Capangu, François Capangu va a destra, il giocatore congolese, il passaggio che c'è stato per Pesci se non sbaglio, poi dietro per quanto concerne il lancio lungo per D'Aprile servito da Simone Broccatelli che va all'arco, cerca di mantenere il pallone, fallo di Lanari che si dispera dalla macchina. Attenzione a Funari che si arrabbiava molto, viene
Calmato, batte l'arbitro, subito battuta, però no, non si poteva battere perché l'arbitro sta guardando la macchina. L'arbitro deve sempre osservare il gioco, altrimenti non si può mettere palla proprio in gioco, diciamo così. Le vele, le vediamo da qui, tante vele verso la zona di riva di Traiano. C'è la punizione proprio per Marco Croccatelli, proprio lui che si prende questa punizione, andrà a crossare verso l'area di rigore. Gimelli sul primo palo, anche Darville, anche Gabangu presente all'interno degli ultimi 16 metri. Ora si prepara il giocatore acquesiano del Duchetto con le mani, poi liscia clamorosamente giunta, poi non riesce a tirare, la videocamera prova a scattare Marzellotti, il fallo subito dalla CS Lesoc, e quindi può andare in attacco e magari anche perdere qualche secondo. Questo momento davvero importante della partita, perché adesso sta alzando tantissimo la pressione della Viva Acqua Pendente per cercare di pareggiare l'esito di questo match. CSL che assolutamente deve stare attenta il massimo possibile, il 100%. Ci vuole in questo frangente. Della gara un po' arrabbiata, a sinistra Saraceno, vediamo se la tiene in campo, ci riesce, forse un po' stanco, vediamo adesso, supera Rossi, forse dietro per Di Gennaro, Rossi in mezzo, allontana proprio Marco Procadelli, c'è ovviamente Simone Procadelli, poi ci arriva Riccardo Peveri, non riesce a servire un compagno, Siani che si sacrifica in difesa, il lancio di scatena, esce del Duchetto, proprio al limite dell'area di rigore, è riuscito a intervenire quasi sulla linea, ha rischiato qualcosina, però alla fine è riuscito a intervenire nella maniera migliore il portiere ex del Manciano. Rimette palla a terra, decide di cercare, forse Saraceno a sinistra non ci può riuscire, forse Siani ha cercato per una sponda dell'attaccante Civitavecchiese. Vediamo adesso i Leoni con il passaggio dietro per Del Duchetto, diciamo dell'impegno dell'8 marzo, quando la CS Soccer giocherà nuovamente qui in casa e affronterà il Tolfa, una sfida molto attesa, che il Tolfa sta lottando per la vittoria di questo campionato grazie alle tante vittorie degli ultimi tempi, mentre il team della Viva Acqua Pendente andrà a giocare sul campo della Lui. So che è uscita di Nencione, non so dove sta andando, Nencione ha fatto un'uscita simile contro il Tolfa nella gara che ho visto due settimane fa grazie a Mediapress, cercando di saltare un avversario alla Danino Boriello, però alla fine la palla è rimasta lì, fortunatamente è rimasta anche tra i suoi piedi, non se l'è fatta rubare, non se l'è fatta scippare, e quindi ha evitato la frittata. Papandao, ecco Papandao, Mister Fantasy rossa direzione di Gimelli con la testa, vediamo se Lanari, Nicolino non riesce a prendere il pallone, Cabango da questa parte, fallo di Della Camera, l'arbitro che fischia, occhio già ammonito Della Camera. Qualcuno lo va a dire della rigor all'arbitro, credo sia stata l'ultima cosa permessa. Vedete, c'è un problema anche per Barzellotti, rimane a terra Gianluca Barzellotti, l'arbitro lo vede, gli chiede se riesce a proseguire il match, forse non ce la fa più, un dolore al piede per Barzellotti vicino al tallone, arriva Antonucci per subito calmare le acque. Siamo al 33esimo, ancora 2-1 il punteggio per la CSL Soccer nei confronti della Vigo Acqua Pendente. Quindi CSL che vorrebbe accorciare, in questo momento sono 8 i punti di distanza dalla zona salvezza diretta e 3, come detto, dal Monte Mario terz'ultimo. CSL che sta trovando confidenza, Nicole, perché ricordiamo che con questa partita la CSL ha segnato in 9 delle ultime 12 partite. Qui questo è un dato importante perché ricordiamo nella prima parte di stagione la CSL aveva il peggior attacco dopo quello del Gallese, faceva fatica a segnare, creava occasione gol, però alla fine le reti non arrivavano praticamente mai. E quindi vediamo che c'è questa situazione con anche la CSL che in difesa però deve in trasferta deve migliorare perché ha fatto solamente 5 punti in stagione. Vittoria sul campo del Gallese, poi i pareggi sui campi di Almas e Montalto nella prima giornata. Solamente 5 punti. Secondo peggior rendimento del girone, sempre dietro il Gallese, ovviamente la squadra sparring partner di questo campionato. Ovviamente sta trovando molte difficoltà anche dopo l'addio di Mister Quattrini. Del Duchetto recupera la sfera. Vuole andare veloce, forse qualcuno, infatti della macchina lo stavo segnalando. Del Duchetto lancia la sfera, che adesso va dalle parti di Siani, non ci può arrivare
Simone Procatelli che acciuffa la sfera, poi a destra la Viola pendente, Papandao, ecco, lancio fuori però per Emanuele Siani, deve essere dritta per dritta questa sfera colpita con il piatto, non c'è riuscito. Pronto anche Quinti a entrare in campo, Cozzolino si sgola ma l'assistente non lo ascolta perché era dall'altra parte del campo. Vediamo l'attacco della Vigor a destra, il passaggio che è arrivato per Rossi, cross verso l'area di rigore, colpisce Peveri. Vediamo al volo anche Siani che si sta sacrificando moltissimo adesso, peccato non riesce a riscattarsi almeno in attacco per quel gol sprecato. Di testa della camera, di testa anche Riccardo Peveri, perde il pallone di Gennaro, Rossi, qua testa di Gennaro, il cross verso l'area di rigore, pensa la girata clamorosa, pensato anche alla mezza rovesciata da Rida, l'ha colpito di testa debolmente. Ultime indicazioni, last time da parte, last minute di mister Sperduti per Andrea Quinti. Pronto il giocatore che indossa quest'oggi il 18, è entrato sul campo di Viale Guido Baccelli, di Gennaro in campo, credo Barzellotti già uscito da campo, qui immediatamente l'ingresso sul terreno di gioco di Andrea Quinti proprio per sostituire il compagno di squadra che se n'è infortunato. Di Barzellotti esce al 35esimo, siamo al 36esimo, mancano meno di 10 minuti al termine, quindi siamo nel range conclusivo di questo incontro che si sta avvicinando al suo momento propizio. Iniziano ad attaccare in maniera insistente quelli della squadra di Acqua Pendente. Pare la rigore, costretto Gibaldo ad allontanare quel sinistro, poi c'è Rossi a sinistra, Ivan Saraceno, buona idea per Luca Di Gennaro che scatta, Papandao in mezzo e arriva anche Lanari, Di Gennaro però decide di fare tutto da solo, ingaggia la lotta pazzesca che però lo vedi vincitore che conquista un fallo. Lì era difficile da servire un compagno di squadra, una situazione quasi di palla coperta. Calcio di punizione comunque sia per le maglie bianche, che possono cercare di diminuire la pressione, quindi giocare con più sagacia, con più tranquillità. Minuti finali, palla battuta immediatamente dalla CS Soccer che va a cercare il dribbling con Ivan Saraceno che va via, bello questo dribbling con Pesci, mette in mezzo e Lanari non sa come ha fatto, ci vorrebbe il VAR qua, non so se la palla è entrata, impossibile vedere la nostra postazione. Occasione che c'è stata per Lanari, segnaliamo al minuto 36 della ripresa, Lanari ha colpito sul cross di Saraceno, poi il tocco di Lanari che segniamo con il dato del VAR, che la palla era proprio lì, danzava sulla linea di porta. Attenzione fallaccio, giallo, ammonito un giocatore della Vigor Pendente, credo dovrebbe essere Rossi se non sbaglio, sì è proprio lui che ha ricevuto l'ammonizione da parte del direttore di gara. Intervento accesissimo, chiedeva il rosso anche dalla tribuna, si mette, come dobbiamo riprendere, quasi da arancione questo intervento di Rossi, e proteste, quindi fallo, rimane a terra ancora, si tratta di Ivan Saraceno che si rialza in piedi, si accendono un pochino gli animi adesso, speriamo non sia così, che sia una situazione esclusivamente momentanea, quindi punizione per le maglie bianche, devono cercare di portare di condurre in porto questa vittoria, di condurre la nave in porto per la CSL Soccer. 37:50 sul cronometro, attenzione, si accendono gli animi in tribuna soprattutto, l'arbitro fa riprendere il gioco, Di Gennaro va a sinistra, poi c'è il passaggio per si tratta di Ivan Saraceno che perde il pallone, adesso la Vigor da quest'altra parte, vediamo ancora iniziativa della formazione acquesiana e la Nani che recupera il possesso del pallone ma solamente in un istante. Rossi, il lancio per Roberto Gimelli, Riccardo Peveri dietro per Papandao, raso terra per Luca Lanari, va a destra l'ex della compagnia portuale, l'ex della Strea, va quasi sul fondo, vediamo se crossa, non ci riesce, qualche indicazione verso le panchine, però comunque fuori, mancano 6 minuti e mezzo per la chiusura del tempo regolamentare. Attacco delle maglie nere, cercato Gimelli di testa, è andato Gibaldo di testa anche Peveri, poi prova a mettere palla a terra, prova andando con la sua tecnica, l'ex anche del Maccarese,
e del Budoni, fallo di Scatena che si fa sentire verso l'arbitro Nucciatelli. Punizione ordinata proprio da Davide Nucciatelli, è arrivata dalla sezione di Roma 2, dice calma, calma Peveri, dice questo a Novello che si stava preparando per velocizzare le operazioni. Gibaldo dietro per Stefano Del Lughetto, va con il mancino, lunga per Papandao che corre, scalpita a destra Papandao, non riesce a tenerla in campo. Il giocatore che quest'oggi indossa la maglia numero 8, Nencione. Ottimi interventi anche quest'oggi per Maurizio Nencione. Due ne ha fatti, uno su Di Gennaro, l'altro su Siani, quanto è primo tempo. Occhio alla palla che era difficile nella sua lettura. Attacco di Kabangu, non riesce il controllo in direzione di Scatena. Kabangu che cerca spesso di fare qualcosa da solo, ha fatto soprattutto a Tolfa, quel giocato spesso da solo, quest'oggi però ha cercato spesso di dialogare con i compagni di squadra. Vediamo, c'è Emanuele Siani, tutta a sinistra per Ivan Saraceno, prossimo dei pesci, prima dribbling clamoroso di Ivan Saraceno che c'è stato, poteva originare quel gol, che poi ha visto l'anale colpito il pallone salvato da Nencione proprio all'ultimo, almeno stando all'arbito, poi sarà ovviamente complicato capire, però insieme all'azione di Rossi sulla fascia destra dentro la rigore, mette in mezzo Gimelli attaccato, aggiunto Gimelli dietro, arriva il tiro di D'Aprile, quinti, ottimo intervento il suo, calcio d'angolo per la Viva qua pendente, 40 e 20 sul cronometro, altro cambio, Marco Aldi per rimpolpare la difesa, per aumentare proprio la pressione nei confronti della Viva in questi minuti finali. Vediamo chi esce, vediamo, forse Saraceno, sì, proprio lui chiamato, quindi difesa 3 per questi minuti finali della CS Soccer, noi cerchiamo così di intuire, ma sarà forse la difesa 5 per questa situazione. Rimarrà davanti Siani, magari Pere dovrebbe andare lui in attacco, è uscito anche De Carli in precedenza, quindi altra torre, altro colpitore di testa per la CS Soccer, ecco il ferro assito Marco Aldi che va a svettare, va a cercare di svettare la rigore, tutto pronto con la battuta dell'angolo. Palla bassa, Papandao di testa, altra palla non colpita bene dalla Vigo Capendente sulle palle inattive. Si rifugia da Nencione, la squadra ospite, il lancio proprio da parte sua, Gimeli praticamente fa l'attaccante adesso in questo finale di partita. Kabangu tira ma c'è un fallo di mano, non cambia moltissimo di verità perché Kabangu ha tirato senza guardare, senza ascoltare il fischio dell'arbitro, quindi punizione rischiata da Nucciatelli. 41:30 sul cronometro, il punteggio sempre di 2-1 per la CS Soccer, sta decidendo il gol di Ivan Saraceno al secondo della ripresa. Del Duchetto mette palla a terra, ovviamente CSL che gioca assolutamente con il cronometro, vuole perdere più tempo possibile, ci sono 3 minuti ancora da vedere in questa sfida. Papandao ci può arrivare di testa, Rossi per quanto concerne Simone Procatelli che prova a giocarla adesso. Andrea Quinti, il tegolino passa il pallone per Siani. Siani la corrente per la Nari la prende, la Nari Luca Lanari ce l'ha sul sinistro, a sinistra per Riccardo Peveri. Papandao coinvolto a più in azione, Papandao vorrebbe crossare, non ci può andare. Luca Di Gennaro a sinistra proprio Riccardo Peveri, pronto con il fendente, Lanari non ci riesce, Siani liscia e poi Nencione pada. Non ci è arrivato benissimo qui Emanuele Siani, cercava la sua occasione di riscatto. Kabangu, fallo netto di Marco Aldi, è andato sulla gamba, poteva esserci forse anche il giallo, infatti arriva intervento dritto sulla gamba da parte di Alfiero Marco Aldi, che sappiamo è un giocatore roccioso, conosciamo. 42:50, 2 minuti più recupero per la chiusura di questa partita, si è fatto male Kabangu, adesso cerca di solleticare il suo ginocchio che alzandosi in piedi vuole un giocatore sopra, mister Sperduti. La punizione per Marco Procatelli, intanto la rigore, sono almeno 5, sono 6 adesso, arriva anche Kabangu, 7, c'è uno anche a destra, anche Rossi in attacco per la Vigor questo finale di partita. Rimangono in pochi dietro, sono quasi tutti là dentro, si forma un ginepraio. L'arbitro che fischia, la punizione è battuta, scodellata, attenzione Del Duchetto, è riuscito, ma è stata proprio provvidenziale, qui a dell'età. Credo che se ci fosse arrivato Gimelli, poteva colpire di testa e mandarla dentro,
43-40, quindi sviluppi finali di questa partita. Il lancio lungo, Marco Aldi a vuoto, della camera alza la parabola, Peveri sbatte la palla sul petto, Peveri riesce, Peveri molto bene, il pittore, va via il pittore, conquista il fallo. Molto bene qui dedicato Peveri. Vediamo ancora l'arbitro che ferma il gioco e fa tornare la palla indietro della rettifica, la posizione della punizione. 44, attendiamo il recupero. Ciro Cozzolino, vieni fuori, non lo vediamo, punizione per la CS Soccer. Luca Di Gennaro pronto con la battuta, lascia il compito ad Eugenio Della Camera, che è quel capitano, il generale, pronto a scodellare, lo fa in questo preciso momento, cerca Papandao, partita volitiva anche da parte di Papandao, forse la migliore quando è qui a Civitavecchia. Poi punizione perché c'è stato un fuorigioco proprio di Papandao, attacca quindi la Vigor, attendiamo indicazioni del recupero. Niente, ancora dobbiamo aspettare. Quindi punizione che sarà battuta in questo momento da Maurizio Nencione, lunga la sfera per l'ex capitano di Civitavecchia. È Gimelli che cerca di impossessarsene, quindi Peveri, lunga al controllo di Emanuele Siani che si è fatto male al ginocchio. E poi nuovamente c'è Simone Broccatelli per la Vigo, per la sfera a sinistra, Papandao si tocca il ginocchio. C'è un dolore muscolare per Emanuele Siani che zoppica, non ce la fa proseguire la partita. Ci sono ancora due cambi per la CS Soccer, eh? Vediamo se c'è possibilità di cambiarlo subito, se non ce la fa Siani. Però se vedrebbe uno che va a correre dietro a Marco Broccatelli in questi frangenti finali a sinistra, il cross di Chiavarino sballato? No, alla fine, perché ci sono 5 di recupero probabilmente. Vediamo, 4 di recupero indicati forse in questo preciso momento da Ciro Cozzolino. Fatta stare la partita, sta per andare alla sua conclusione. E infatti Sperduti si è accorto che Siani non ce la fa, e praticamente sta, è andato a terra, si alza un pochino faticosamente, però vediamo se forse ha recuperato un pochino. E poi la palla lunga per Nencione, vediamo se Siani, anche Peveri sembra essere stanco, perché è stato uno di quelli che ha giocato 90 minuti. Entrerà Funari per questo finale di partita al posto di Siani. Indicazioni veloci, però la palla deve uscire dal campo per far effettuare il cambio. Vediamo se ovviamente la Vigo gioca anche su questo fattore, per non far uscire proprio la sfera lontano dal campo di gioco. Del Duchetto abbraccia il pallone, se lo tiene lì, lo coccola. 46-20, ancora 3 minuti, meno di 3 minuti per la chiusura di questo match. Vedremo se ci sarà un supplemento di recupero a causa della sostituzione che sta per arrivare. Lunga la sfera per Simone Broccatelli, di testa dietro per Nencione. Ultimi saltelli per Mattias Funari prima di entrare in campo. Palla lunga per quanto riguarda la giunta. Poi arriva Cabangu, sta per uscire del Duchetto, sbaglia Cabangu, nuovamente rimpallo vincente, fortunato qui Cabangu, però è stato l'ultimo a toccare la palla. Quindi il cambio, vediamo, fuori Siani, minuto 47 in questo momento, l'ingresso di Mattias Funari, che ha già giocato una partita qualche tempo fa come terzino, abbiamo visto una sfida, è entrato in campo nel secondo tempo. Eccolo il fratello di Thomas, fa capolino sul terreno di gioco. Siani adesso può ristorarsi dopo il sacrificio in questi minuti finali. La partita che riprende con Del Duchetto, 47-30, credo altri 2 minuti ci saranno da vedere. Qui al Flavio Gagliardini, scatta Papandao, bene qui Papandao, ha fatto perdere qualche secondo la Vigor. Ottimo intervento, l'esperienza di Papandao può essere importante per questo finale di stagione che sta per arrivare. Dencione, indicazioni verso i compagni di squadra, tutti in attacco, non rimane più nessuno dietro a parte capitan Simone Broccatelli. Palla aerea, arriva anche Funari, al volo anche Marco Aldi, in acrobazia Simone Broccatelli, devia bene Peveri che si può involare forse verso la porta, poi l'effetto del pallone non lo favorisce, quasi da pallone rugby è andato quella sfera a sinistra, Marco Broccatelli, vediamo se crossa verso la rigore del Duchetto, blocca tranquillamente, c'è libertà per Peveri a sinistra, ma la palla non colpita perfettamente dallo stesso Del Duchetto, però a spizzare Luca Lanari che riesce a mantenere il possesso del pallone, possibile contro due, Luca Lanari, Nicolino tiene lì, Rossi gli va addosso a sinistra per il capo Peveri, scatta per Luca Lanari, arriva la sfera per lui, esce Nencione che blocca la sfera, è entrato la giocata anche questa domenica Nencione, stavolta è riuscita,
Nencione scende pari, momento difficilissimo, è partito Nencione, attenzione, è partito Nencione all'impazzata, incredibile, a destra la sfera per Rossi, il scivolato di Gennaro, si spriga Nencione, Nencione in attacco, 48 e 50, ultima azione, tutti dentro quelli della Rocca Pendente, non c'è più niente da difendere, allarga le braccia sperduti, e quindi può andare Simone Procatellino in cross, e la rigore di testa Marco Aldi, ancora la palla lì, la porta è sguarnita, Papandao, di testa, Papandao, 3-1, e la partita si chiude qui, e Alfredo Gagliardini, è finita, la CSL Soccer batte la Vigo Acqua Pendente per 3-1, è arrivato il gol, che il gol finale da parte di Papandao in contropiede con la rigore che era tutta in avanti, adesso si abbracciano mister Sperduti con il centropista De Paulis della Vigor, per cui la rete proprio da parte di Papandao sul tramonto, nel tramonto di questa partita è riuscito a chiudere addirittura con due gol di vantaggio la squadra di Riccardo Sperduti, che è andato poi a salutare in maniera assolutamente cordiale i giocatori e i tecnici della Vigor Covenente, quindi ricordiamo i gol di questa partita, il vantaggio iniziale proprio della Vigor con D'Aprile dopo un minuto di gioco, poi rimontata la situazione grazie alle segnature di Barzellotti al 17° del primo tempo, poi il raddoppio di Saraceno al secondo della ripresa e il gol del 3-1 firmato Papandao, abbiamo appena visto al 48° del secondo tempo, quindi possiamo andare in conclusione di questa telecronaca. Ringrazio Alessandra Sacco, grazie ai suoi occhi di visto questa partita, un saluto da Giovanni Pinelli.